Le opere e gli artisti in mostra sono stati scelti perché, secondo te, sono supportati da un mercante potente o perché hanno un effettivo valore? Di sicuro no, sull'effettivo valore, perché valore è una cosa relativa, ma il fatto è che loro, anche degli artisti che hanno scelto partecipare, oppure anche di scegliere le opere, e poi la curatrice che li ha scelto, di sicuro può essere una cosa discussa, che può essere una tendenza sia economica anche strategica della curatrice, ma il resto possiamo giudicare delle opere stesse che sono, diciamo, presenti nella Biennale di Venezia. Poi il resto di sicuro è una cosa discutibile, ma per quanto riguarda, diciamo, valore delle opere stesse, è di sicuro relativo, per questo è una cosa, tutta un'altra cosa comunque. E ti faccio l'ultima domanda. Tu sei un artista internazionale. Operare in questo campo per te solitamente ti porta a vivere delle situazioni di privilegio o di disagio? Devo dirti una cosa, che il sistema dell'arte è un sistema machiavellista in cui non c'è il perdono. Io sono una persona in cui credo che, soprattutto sono una persona, un uomo, che credo che il confronto è molto importante, è un scambio. E questo scambio ci porta di esistere, cioè di un esistenzialismo fondamentale per quanto riguarda le operazioni artistiche. In questo caso dobbiamo confermarci in che modo e che modalità, in che attitudine dobbiamo sempre mettersi in discussione e scegliere, ma molto importante di esistere, e in questo caso di combattere, anche confrontare sistema dell'arte, che credo in questo caso di mettersi in luce diversa, non dico di combattere, diciamo così, contro, ma proprio mettersi in luce. Grazie.